Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo episodio di Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist Link Evolution, saga di Yu-Gi-Oh! Arc V. Mancano solo 6 duelli alla conclusione della saga di Arc V, quindi oggi 3 duelli, nel prossimo video anche 3, il tempo che ci vuole, let's go! Vai, scontro in famiglia, cominciamo questa discesa nella finale, sono davvero... non dico eccitato all'idea di finire Arc V, ma contento, più che eccitato. Arc V è stata una saga bella ma pazzesca, davvero pazzesca per i duelli che ha offerto, fuori di testa alcuni deck. Lulu! Shay! Ma ok, lei somiglia un po' di più a Zuzu, devo ammetterlo. Finalmente, non ci lasceremo più. Shay, aspetta! È tutta colpa del professore, le ha fatto il lavaggio del cervello, adesso è pericolosa! Lulu, che fai? Lasciatemi andare! Lulu! Ho viaggiato tra le dimensioni per rintracciarti e non intendo andarmene a mani vuote. Questo è tutto da vedere. Shay, mi sembra che abbiate un problema in famiglia. Io sono di troppo, stai attento. Lui se ne va, se lava le mani. Duelliamo! Ma perché? Vabbè, il lavaggio del cervello qui esiste allora. Va bene, va bene, va bene. Ovviamente come sempre è... Ok, quindi decido io. Secondo, vabbè. Quanto mi siete mancati, Raid Raptor belli. Ah, anche lei con gli uccellacci. Ornitologa. Dunque. Ah, ma tipo le arpie. Però questi sono vestiti. Per giocare una carta del genere senza motivo non ha niente in mano. Gioco... Fascino dell'oscurità. Sacrificare un mostro tipo ombra non è che mi dispiaccia poi tanto. Beh, questo, dato che non può essere usato come materiale da... evocazione. Bene, evoco Raid Raptor Lagnus Evalescente, perché almeno posso evocare un'altra Raid Raptor con evocazione speciale dalla mia mano, di livello 4 o inferiore. No, avvoltoio. In attacco avvoltoio, sì. Oddio, anche se questa è in difesa ha il suo perché. Però... Ah, ecco, ecco, mi sembrava infatti. Eccolo là. Attivo richiamo Raid Raptor... perché almeno scelgo un mostro con lo stesso nome e lo evoco sul terreno e scelgo ovviamente Vendicatore. Il che non è proprio un gran bene. Però, dato che l'ho evocato, posso fare questa cosa bella ora. Forza Strix. Evoco Forza Strix che è meglio. Sì, 1 e 2. Mi tengo Lanius là. È meglio, è meglio, è meglio. In difesa ovviamente, la mettiamo qui. Attivo l'effetto, staccando un materiale, posso prendere dal mio deck un mostro oscurità con 4 stelline o meno. E scelgo... ma... Booster Strix? No, scelgo Tributo. Vai. Poi gioco. Alza rango magico Forza del Raid. E ovviamente evochiamo una carta con un rango superiore. E la uso per evocare Falco Sconosciuto. L'effetto di Falco Sconosciuto è interessante. Se ha un materiale Xyz... posso staccarlo e distruggere un mostro dell'avversario. Però non è il caso. Inoltre se viene distrutta sotto il mio comando da una carta dell'avversario, da una carta. In battaglio dall'effetto, che è buonissimo. Posso scegliere un mostro Xyz Raid Raptor nel cimitero e il materiale attaccato ovviamente. Non attivo l'effetto, ma attacco. Finalmente vado in Battle Phase. Vai, eccola là, 1200. E ne faccio altri 2000. Bene. A questo punto... guardiamo quello che succede. Volevo evocare un'altra carta che aveva 1000 di attacco, però me l'avrebbe quasi sicuramente distrutta. Quindi ho preferito non farlo. Allora, potrei veramente chiudere il duello a questo punto. Spero che non sia una forza riflessa perché davvero sbrocco. Attacchiamo. Ah, viene evocato? E finisce la battaglia? Fa un po' vedere. Oh, parassita, ok. Ah, a quanto pare quelli che hanno il lavaggio del cervello hanno il parassita nel deck, o almeno credo. L'altra volta ho detto che Dennis è stato rinchiuso nella carta. Sì, l'avevo capito che si era rinchiuso da solo. È l'effetto di Raid Raptor. Vieni qua, bello, vieni qua. Ci riprendiamo Forza Strix. In attacco? Ah, ecco, mi fa scegliere. E sì, lo so che si era rinchiuso da solo, però... l'ho detta in quella maniera nel video
perché sono, non sono normale. Non lo so perché l'ho detta in quella maniera, non lo so, mi è uscita così. Gioco Red Raptor, prontezza, coperta. E... Linus? No, evoco, attivo Nido. Se riesco a dirla bene. Allora... Però devo controllare due mostri dei Raptor. Ma lo evoco allora, dai. Lo evoco normalmente, attiviamo Nido. E mi riprendo. Beh, tributo. E posso evocare poi specialmente sfocato. E lo mettiamo qua. Per sicurezza in difesa. Attivo poi l'effetto di imitatore. Aumenta di 1 il livello di tutti quanti i Raid Raptor in campo. Ed evoco appunto, tramite evocazione Xyz, il bellissimo Falco Sconosciuto. Eccolo che ritorna. Purtroppo non è stato evocato tramite... Non ha un materiale Xyz, ecco. Quindi non può fare il suo bellissimo effetto, ma beh, l'effetto secondario lo tiene comunque. Attacchiamo questa coperta. Ok, passero cobalto. Ok. Nel caso ora lei volesse distruggermi in battaglia e mostri del Raptor, io ho prontezza e non vengono distrutti. La carità caritatevole. No, non attivo nulla, non è il caso ancora. Ah, scoperta? Carino l'effetto, così è ancora in difesa. Boia. Tutte quante carte coperte, cosa ha intenzione di fare? Può fare la pazzia? Vabbè, evoco tributo. Dai. Step by step, distruggiamo tutto con calma e per favore. Attivo l'effetto di Nido. Mi prendo tributo. E lo evoco. Mo fa ritorno dall'altra dimensione e mi devasta. Non può farlo, non può farlo. Ok, è fatta. No! No, tipo... Ah, meno male. Calma, 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 calma. Calma, calma. Vuoi attivare l'effetto o no? Vuoi continuare ad attaccare? Sì. Ha perso comunque. Non capisco perché l'abbia fatto. Era necessario? Ecco, usignolo assemblato. Mi sa che è questa la carta che voleva evocare la nostra amica. Comunque, duello interrotto. Il coitus interruptus. Nel frattempo, Yusho si imbatte in un volto familiare. Ma Yusho e Yusho? Ah, ho capito ora come funziona il nome. Che bravi. Ci si rivede, Yusho. Spero che tu ti sia reso conto che c'è solo un modo per comunicare con mio padre. Usare la forza. Se vogliamo fermarlo, dobbiamo combattere contro di lui. O contro di me, a meno che non abbiate paura di affrontarmi. Ma è Yuya quello? No. Capisco che non vedi tuo figlio da molto tempo, ma l'hai visto l'altra volta? Cioè, qualche duello fa. Insomma, Viola, Mantella. Eh? No, gli somiglia molto, ma si chiama Yuri ed è un brutto ceffo. E... No, dai, vabbè, a parte le sopracciglia. Adesso ci penso io a Yuri. Voi intanto proseguite, trovate il professore e fermatelo. D'accordo, ma per favore stai attenta. Ta-da, ci vediamo presto. Ma prima devo risolvere una faccenda, devo occuparmi della creme della creme. Ma non sarà troppo difficile. Fossi in te non ne sarei così sicuro. Ma adesso ci penso io. Ci conosciamo? Non sono molto bravo a ricordare i nomi delle persone di gran lunga inferiori a me. Adesso basta con le chiacchiere, furfante. Ti consiglio di chiudere quella brutta boccaccia prima che ci pensi a fartela chiudere. Se hai proprio una gran voglia di metterti in ridicolo, sarà un piacere duellare con te, Yogurt. Era necessario. Io mi chiamo Yugo, capito? E adesso cominciamo il duello. Ma non ci fare caso, sarà che i neuroni del suo ippocampo sono bloccati e non riesce a ricordare il tuo nome. Non converte la memoria a breve termine in quella a lungo termine. Ah, ma siamo noi cattivi stavolta? Ok. Allora sono bravo lo stesso. Partiamo per secondi. È il deck piante, vero? Oh, cribbio. Ah, saggio delle fusioni in mano. Due mostri di livello... Però devono essere sul terreno. Perché lui ha delle carte buone, ma devono essere sul terreno per essere evocate tramite fusione, vero? Il paraculetto. Il paraculetto le vuole sul terreno. Abbiamo Predaponica, che non mi conviene attivare ora. Anche se. Eh? Comunque, cominciamo. Dai, attacchiamo. Ma
Cioè, utilizza la mia, ovviamente. Ovviamente utilizza la mia. Può utilizzare la sua? No, che non può utilizzare la sua. Utilizza la mia. Sì, ora l'attivo. La pianta. Sarracenia formica. In difesa, ovviamente. Così il suo mostro viene distrutto. Ma come no? Sì, attivo l'effetto. Evoco qua il bulldozer qua. Ma non viene distrutto dagli effetti delle carte quella? Mi ricordavo male. Combattimento ripetuto, la regola più stupida mai inventata in Yu-Gi-Oh! Ok, però attivo Predaponica. Facciamo tutto ora, facciamo tutto. Attivo l'effetto. Mi ripre evoco. Specialmente il bulldozer, tanto è uguale. Poi evoco per la pianta Darlingtonia Cobra. E attivo la polymer. Oh yes. Oh, evochiamo Drago Fusione Veleno Affamato. Se questa carta viene evocata tramite fusione, puoi distruggere tutti i mostri evocati specialmente dal tuo avversario. È un drago, non posso, non può non piacermi. E sì, mi sono preso il nome della carta che lui aveva lì in campo. Proprio per attaccare, appunto, per prendermi l'attacco. Insomma, dai, tanta roba, tanta roba, tanta roba. Ma 3000? No, 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 ma dai, ma no! Ma sì, cattivo l'effetto, certo cattivo l'effetto. E beh, a quel paese vai. E ritorna. 3006 così, a diritto proprio. Tanto per scherzare. In compagnia. E attivo l'effetto di Predaponica. Scelgo un mostro con 1008 da evocare in campo. Perché sennò non si arriva da nessuna parte. E poi attivo l'effetto di Spinodianea. Come si chiama? Questa qui. Mettiamo il segnalino. E poi non si può attivare l'effetto, giustamente. Metto questa coperta in difesa e vado in battaglia e ci autodistruggiamo a vicenda. Ah, ok, funziona? No, non funziona, quindi che me lo chiede a fare se non funziona? Boh, io ci provo, fino a prova contraria ci provo, però non me lo chiedere, no? Se tanto l'effetto non... Oh, cribbio santissimo. Beh, era troppo bella per non metterla nel video sta lotta, dai. Ho evocato il drago. Noi cavalchiamo il drago. Canto vittoria? Canto vittoria! Vittoria! Nel momento in cui i duellanti entrarono in trance, lo spirito di Yugo si unì a quello di Yuri. È giunta l'ora di diventare una cosa sola. Sì, una cosa sola. Non mi basta, voglio il potere di Yuri e diventare così una cosa sola! Ma tu sei pazzo! Ecco il terzo duello, e ultimo di oggi, e poi mancano solo 3 duelli, nel prossimo episodio li farò! È il momento di unirci! Quanto a Zuzu, Selina la cattura da rinchiusa in un gabbia. Selina, che ti ha preso? Dovresti essere dalla mia parte! Dalla tua parte! Svegliati, lavoro per il professore ora! Ah! Nella stanza di Yowakaba, Yusho si confrontò con il suo vecchio amico. Finalmente, Yusho! Mio caro Lio, come può il creatore del grande sistema Ark, che ha portato il sorriso a così tanta gente, voler fare del male alle persone? Non ti sei mai domandato perché ciascuna delle quattro dimensioni ha un modo diverso per evocare? La ragione è che tutte e quattro le dimensioni, tanto tempo fa, erano una sola, prima che fossero separate. Quando il sistema Ark ha finalmente fatto il suo debutto in pubblico, ha suscitato scalpore. Ma nessuno poteva prevedere che la mia invenzione avrebbe portato al disastro. Come al disastro? Avevo scatenato una forza che non potevo controllare. I guai veri sono cominciati con un duellante di nome Z-Ark. Lui era ben felice di distruggere i suoi avversari, servendosi dei modi più spietati e spettacolari. E più li annientava in modo crudele, più la gente lo acclamava.
E in quel momento mi sono reso conto che la mia tecnologia Ark non avevo creato dei semplici ologrammi, avevo creato dei veri mostri viventi! Quando Z-Ark scatenò la sua furia nel mondo, lo stesso fecero i suoi draghi. Non avendo modo di poterlo sconfiggere, decidemmo di provare almeno a fermare la sua avanzata. E riuscimmo nell'intento. Davvero siete riusciti a fermarlo? Ma come? Yuya! Papà, non mi sembra vero di averti finalmente trovato. Adesso però ho bisogno del tuo aiuto, papà. Loro hanno rapito Zuzu. Zuzu, Lio, non so quale sia il tuo piano finale, ma chi rapisce una ragazzina innocente non potrà mai stare dalla parte del giusto. Quindi, qualunque sia il tuo obiettivo, lascia perdere, ti prego. Per il mio bene e per il bene di mio figlio. No, Yusho, mi spiace. Temo che questo io non possa farlo neanche per te. E men che meno per tuo figlio. O forse dovrei dire il tuo presunto figlio. No! Attenzione! Che cosa intendi dire esattamente? No, questo è un episodio di Sex and the City, attenzione, rivelazioni scioccanti. Zuzu, Selena, Rin, Lulu! Cosa hai fatto a quelle ragazze? Sebbene liberate dal controllo mentale, le quattro furono intrappolate in capsule di vetro. Per te, per conservarle al meglio. Hai un bel coraggio chiudermi qui dentro, professore. Lei è combattiva, più di Zuzu, quasi sicuramente. Per favore, Selena, so che non te ne rendi conto, ma lo faccio soltanto per il tuo bene. Avendo creato io il programma, ho anche creato una soluzione. Quattro carte per sconfiggere Z-Ark. Tuttavia le mie carte furono rubate. Ma chi è stato? È stata Rei, mia figlia! Tua figlia? Sì, Rei usò le carte per combattere contro Z-Ark. Ma il risultato fu che l'unica dimensione esistente si divise in quattro. Quindi ogni carta fa parte di una dimensione. Synchro, Xyz, Fusione e Pendulum. Voi quattro siete mia figlia, Rei. Cosa? Ha senso, ha senso. La stessa cosa Yuya e gli altri. Mamma mia. Ma allora Zuzu, anche lei è Rei. Esattamente. Quindi, ma lei non dovrebbe essere la figlia dell'altro tipo? Se voglio riportare la mia Rei a casa, devo fare in modo che le dimensioni delle ragazze tornino a essere una. Riportarla a casa? Esatto. È per questo motivo che ho lanciato il progetto Area Arc e il reattore Arc V. Ho inviato i miei studenti nelle varie dimensioni con un incarico preciso: trasformare le persone in carte. Per unificare tutte e quattro le dimensioni è necessaria una quantità smisurata di energia. Energia che questo reattore può estrarre dalla forza vitale delle persone che sono state rinchiuse nelle carte. Quindi ora Dennis Backfield morirà. E non mi dispiace molto. Non posso crederci. Declan, devi schierarti dalla mia parte. E insieme noi dobbiamo sconfiggere Yuya. Sconfiggere Yuya? Rei non è stata l'unica a dividersi in quattro persone, ed era chiaro. Se vogliamo essere sicuri che Z-Ark non torni più in vita, dobbiamo eliminare Yuya. Davvero siamo delle parti di Z-Ark? No, ti sbagli. Io non sono malvagio. Perché duello per diffondere la gioia nel mondo. O almeno, è quello che spero di fare. Ah, ecco perché presunto figlio. Quindi lei non è la figlia di Boyle. O forse non lo è mai stata e non l'ho mai capito io. Lo stai facendo, Yuya. Perché io ero presente e l'ho visto. So quello di cui sei capace. Ah, eccoti qua. Ma sei tu? Andiamo, pensavo fossi più educato, Yuya. Io ho un nome, sai, mi chiamo Yuri. E sono qui per assorbirti come ho fatto col tuo amico Yugo. Scordatelo! Yuya, devi assolutamente vincere questo duello. Ci siamo! Quindi noi assorbiamo Yuri e torniamo ad essere quindi una cosa sola perché lui già ha assorbito Yugo. E noi, dato che abbiamo già dentro di noi Yuto... Mamma mia, che bello! Quindi risvegliamo Z-Ark. È bello. È bello, sempre più vicini alla meta. Ok, andiamo per secondi e noi vediamo che cosa fa lui. O gioca in difesa. Ha il deck predaponica, ma sicuramente avrà delle piante più forti lui di quelle che abbiamo avuto noi. Iride nel cielo! Evoco tramite pendulum, artista... posiziono nei pendulum, teschio giullare. E anche mira stelle, vieni qui, bello. Poi gioco in difesa, second asino, coperta ovviamente. E termino il turno, sì. Devo vedere però chi posso evocare tramite polymer. Perché è molto interessante il fatto che io abbia la polymer. Ah, mi mette... ah no.
Ah, quante carte c'ho, belle. Tutte riverse, ovviamente. Beh, certo. Gioco richiamo Pendulum e evoco tramite evocazione Pendulum il mago Mirastelle. Un bel tipo il mago Mirastelle, eh. Sa il fatto suo. In difesa, tanto per. Poi, Mago Miratempo coperto in difesa. Ok, bene. Ok. Evoco Pendulum, il Mago Mirastelle un'altra volta. E gioco il mago Miratempo coperto, in difesa. E ciao. Ho capito però. Però. Evoco tramite evocazione Pendulum, mago Mirastelle. E anche Drago Pendulum, occhi diversi. Ora. Ragioniamo. Ora, polimerizzazione. Occhi runici, vieni a me. Uno e due. E ora ti apro in due. Posso effettuare fino a tre attacchi. Wow. Partiamo con questo. Partiamo con questo. E fine. Tre attacchi sui mostri, certo. Quindi, se un mostro non viene distrutto neanche da due attacchi nella battle phase, posso farne fino a. Che paura che ho avuto per un attimo! È pericolosissimo. Evoco il Drago Pendulum comunque. Almeno concludiamo il duello. In attacco, ovviamente. 5005 di potenza. Penso che sia sufficiente. Per mandare al tappeto l'avversario. Ok, questo duello si è svolto piuttosto velocemente. Quindi attacchiamo prima col pendulum, occhi diversi. E poi con il draghetto qui. Ah, ma c'è il Mirastelle. Ok, vinta. Le piante si riconfermano deboli se non hai le carte buone per giocarle. Yuya vinse il difficile duello. Insomma, ma a un prezzo alto. Quindi è questa la sensazione che si prova a perdere. Scommetto che è la sensazione che prova Yugo ogni singolo giorno. Certo che Yuri è un po' palloso. Quindi Zi-Hark non potrà mai più tornare, non lo farà né oggi né mai. E invece, Yuya è un vincitore e non un perdente come te, giusto, Yuya? Yuya? Ho vinto, Declan. Mi hai chiesto di concentrarmi sulla vittoria. E ho vinto. Ma Yuya? Ho vinto. Come volevi tu? Da ora l'obiettivo non sono i duelli di intrattenimento, ma la vittoria. Volevi un duello che fosse brutale e io ti ho accontentato. Ma che sta succedendo? Nulla di buono. È Zi-Hark, stregone astrografo! Ti chiamo per servirmi dei tuoi poteri mistici e unirci in una sola, unica e inarrestabile forza. Ma perché? Ma non potrebbe avere un design più semplice invece che demoniaco ogni volta? Perché ste ali, ste cose? Ma che senso ha? Fallo normale! Può essere una persona normale un mostro! Sono tornato. Finalmente. Libero! E finisce, ovviamente. Oh, nel prossimo video gli ultimi tre duelli di Ark V. Oh, che bello! Siamo quasi alla fine. È stata davvero una bella serie. Gli ultimi tre duelli ci racconteranno ciò che succede. Dovrò vincere per forza? Mamma mia. Ah, devo vincere con Lio? E poi con Yuya contro lì. Ah, perché torniamo normale, quindi c'è la bella. Giustamente. Ad ogni modo, io vi ringrazio per aver seguito questo video. In descrizione il link per Instagram e Telegram. E se ancora non siete iscritti al canale, magari iscrivetevi. E noi ci vediamo, ovviamente, domani con un nuovo video. Bye bye.